quadri, 340 posti letto, e hanno preventivato 70 miliardi di euro. 70 milioni di euro, scusate, io con gli zeri faccio un po', di cui 39 le dovrebbero dar lo Stato e 31 la Regione, e la maggior parte erano stati presi in considerazione, si pensava che fossero per alienazioni, no? E quindi era di fatto neanche disponibili. Allora, io devo considerare che devo rientrare nei parametri adesso, per i calcoli che sono stati fatti adesso, ma se io metto un altro budget di spesa contemporaneamente non è che posso far star la gente senza ospedali, no? E quindi bisognerebbe far i conti bene di quanto questa cosa può essere un investimento o no. Io sinceramente adesso non ho gli strumenti al momento oggi per dirvi se è una cosa che con i costi può rientrare o non rientrare. Dico soltanto un concetto: uno, di fare delle eccellenze è una cosa utile, e l'altro di incentivare le famose case della salute, e questo è sicuramente una cosa vera e saggia, ottimizzando anche il lavoro dei medici di famiglia, che spesso sono arrivati a essere dei burocrati, perché uno passa lì, poi da lì scaricano in ospedale in modo del tutto improprio, cioè gli accessi al pronto soccorso sono sovrastimati rispetto alle esigenze, cioè non esiste che io vado al pronto soccorso perché ho un mal di schiena, cosa che di fatto succede perché il medico di base non fa quello che formazione deve... specifica per capire che è un mal di schiena, e quindi si scarica responsabilità e lo manda al pronto soccorso. Hai detto una parola magica: responsabilità. Purtroppo siamo in una società dove si fa non più una medicina attiva ma una medicina difensiva. Perché? Faccio l'assicuratore comunque. Esatto. Infatti hai colto. Uno dice, la prima cosa, essere interventisti, no? Dice, io ho la persona anziana problematica, se io vado a operare, per esempio, un alto rischio, no? Una persona magari che ci ha avuto più infarti, così. Allora, l'etica mi dice che io devo provare a salvarla, però se io la vado a salvare, c'ho un alto rischio, e il rischio che poi, nonostante tutte le assicurazioni obbligatorie o meno, vado a incappare in delle inchieste di risarcimenti, e quindi c'è il medico che a quel punto dice, chi me lo fa, io salvo prima, vado, non vale la pena, o degrado. No, il problema della casa della salute, che potrebbe essere, se ti passo subito il microfono, funziona? Sì, più o meno. E il problema delle case della salute invece, come potrebbe essere risolto sul modello francese o anche tedesco, che cosa fanno? Fanno che c'è, anzitutto, e lo stanno facendo, il modello in Italia è iniziato prima in Toscana e poi in Emilia-Romagna, dove funziona abbastanza bene da questo punto di vista. Praticamente, invece di avere tanti ambulatori divisi di singoli medici, dei medici in equip che garantiscono la presenza anche 24 ore su 24, e dove non c'è soltanto il medico di famiglia, ma magari ci sono anche degli specialisti attorno, per cui io, se ho un tappo di cerume all'orecchio, non devo andare in ospedale al primo soccorso e fare quella trafila, perché vi rendete conto i passaggi in più e i costi, perché ogni passaggio poi ha anche una burocrazia, un costo. E quindi mandare nel territorio, fare questa assistenza territoriale, che potrebbe essere associata anche a fare una cosa socio-sanitaria assistenziale di guida, in cui io posso anche lì fare dei profili di salute della popolazione, riuscire a fare dell'epidemiologia seria, perché in quel modo possono monitorare a seconda delle zone, in base agli iscritti, ai residenti. Questo potrebbe essere veramente la chiave di svolta. E poi le eccellenze. Io non devo, oggi non possiamo fare, cioè io oggi, se mi opero in un ospedale o in un altro, io ho dei giorni di degenza diversi, in uno esco che il giorno dopo sto bene e nell'altro ci sto dietro i mesi, e questo non va,
non va assolutamente fatto. Io sui costi è la cosa più difficile, perché voi sapete che la sanità c'ha un budget che deve rispettare, però spesso ci sono i famosi sforamenti da un centro di costo all'altro, per cui quello che non basta magari in emergenza viene preso da un fondo che era deputato per fare altro. E non c'ho le idee chiare, perché entrare, avere trasparenza nei bilanci, in quello che hanno speso e come è stato fatto, soprattutto c'è il famoso titolo quinto che è stato messo anche in discussione, perché la sanità è materia regionale, e quindi questo crea molti disguidi. Fatto sta che un altro obiettivo sarà quello dei centri di costo uniformi, perché non è possibile che una siringa mi costa a Messina 100, per dire, 20 a Reggio Emilia, 10 in Val d'Aosta o quant'altro, no? Allora lì non, cosa è giustificato un costo? Sì, vabbè, magari ci può essere la zona particolare, quella dell'alta montagna, che è ovvio che un'assistenza magari mi implica la necessità dell'elicottero e di un'ambulanza in un certo modo, che naturalmente dove c'è la pianura padana con le strade libere è tutto più semplice, come anche ragionavamo con Marco. Sì, va bene, le Marche e la Calabria hanno troppe piccole micro ospedali diffuse, però è anche vero che sono montuosi, io quindi non devo considerare soltanto le distanze chilometriche, ma il tempo effettivo che ci metto a trasferirmi da un posto all'altro, quindi tutte queste cose vanno calibrate. Però secondo me il federalismo sanitario, a parte che non è stato mai di fatto applicato, però è stato fatto il peggio del peggio, forse in regioni poi come la Lazio o in tante regioni del sud è stato fatto veramente uno spreco indecente. Io sono entrata in alcuni ospedali di Roma Capitale e sono rimasta allucinata, che ho detto allora è vero che nelle Marche stiamo bene, perché ho visto delle cose veramente, veramente vergognose. Nelle Marche in teoria potevamo star bene. Diciamo che uno deve considerare anche il rapporto a quello che potrebbe e quello che fa, perché se io ho una disponibilità di 100 e sfrutto 60, non sono un bravo amministratore. Se da un'altra parte hanno solo 30, ma 30 lo sfruttano tutto, sì. Quindi io penso che nelle Marche ci siano molti sprechi, cioè sia molto da rivedere, da riorganizzare. E nello stesso tempo penso che debbano essere ascoltati molto i cittadini e soprattutto i medici. I medici, perché i medici tutto sommato hanno interesse alla salute per forma mentis e per quelle famose responsabilità. Un medico c'ha interesse a lavorare bene, a tutelare la salute, primo perché non è gratificante non ottenere dei risultati positivi e secondo perché ci sono anche dei... Mentre purtroppo le direzioni sanitarie non vengono più date a... Il primario non conta più niente spesso, perché contano i direttori sanitari che hanno delle logiche strane e quindi assumono una marea di amministrativi che potrebbero essere tranquillamente dimezzati. Vi ricordo ad esempio adesso con il ministro Lorenzin cosa avevamo sollecitato, il discorso del fascicolo sanitario elettronico, cioè il futuro sarà che noi praticamente andiamo col nostro tipo codice fiscale, no? In alcuni ospedali c'è già la tesserina magnetica, io inserisco il mio chip in qualsiasi ospedale vado e mi tirano giù tutta la mia storia clinica, no? Gli esami che ho fatto, eccetera. E questo quindi sburocratizza, fa risparmiare miliardi e nello stesso tempo migliora anche il servizio. Un'altra cosa di cui mi voglio far promotrice e spero di riuscirci, di potenziare i servizi delle farmacie. Le farmacie, voi sapete, sono a portata di cittadino, diffuse nel territorio. Io non vedo perché devo andare a prenotare degli esami in dei CUP strani che costano sicuramente di più e non farlo direttamente in farmacia. Se io avessi un servizio informatico funzionante su scala nazionale, benissimo, io vado a prenotare i miei esami, la mia visita nella farmacia che mi è più vicina, e il farmacista, le persone che io lo devo professionalizzare, mi devono fare anche da guida.
un domani mi piacerebbe che il medico, che così svincoliamo gli interessi delle lobby farmaceutiche, mi prescrive il principio attivo e il farmacista mi consiglia magari quello che è più conveniente per me. C'è tutto un discorso aperto da fare. Dobbiamo crescere, dobbiamo crescere, dobbiamo crescere mentalmente, e evolverci mentalmente, e dobbiamo ottimizzare le risorse. Sulla parola dall'ultima cosa che ho detto, i farmacisti innanzitutto sono negozianti, quindi fanno i loro interessi. Io lo dico perché mio cognato è informatore farmaceutico e le farmacie a Bologna comprano tutti insieme, cioè nel senso ti dicono quanto costa la tachipirina, costa tot, benissimo, compriamo quello. E quando io vado a comprare e chiedo vorrei una tachipirina della sella, loro mi dicono guardi, noi abbiamo questa. Cioè non è che posso andare a scegliere in farmacia quello che voglio comprare, perché sono loro che comprano per me. Non è che mi vanno a consigliare quello che è bene per me, ma quello che è bene per loro, prima cosa. Seconda cosa, lei ha parlato dell'ospedale per quanto riguarda il discorso regionale, però il discorso disabilità per quanto riguarda i servizi diurni, residenziali, RSA. Sono state penalizzate dalla Regione Marche e da tra pochi giorni le famiglie andranno a pagare quello che i tagli della Regione Marche è stato fatto nel decreto nella delibera regionale di luglio. E poi ce ne sarebbero tante, ma adesso... Ce ne sono tante, no, ce ne sono tante. Due cose, uno il costo del farmaco, arrivo, uno il costo del farmaco, in realtà io devo dare la direttiva, perché voi sapete che quando il brevetto è scaduto, poi di fatto io il costo mi scende, no? Però qui c'è tutto un discorso tassi generici incontro che facciamo proprio su queste cose qui, però io devo dare degli standard e non posso permettermi in realtà di andare sopra certe cifre, lì ci dobbiamo incidere. Sul discorso delle disabilità che sono state le più penalizzate, è vero, questo quando io dico incentivare e le casse della salute e incentivare significa anche incentivare sul territorio l'assistenza, come dicevo prima, quindi do l'assistenza, guido assistenza socio-sanitaria, il servizio sociale, no? Più l'assistenza sanitaria e la prevenzione, questo è scontato. Diciamo anche che io avevo fatto uno degli emendamenti che avevo fatto, vi dico perché dico cosa ha bocciato e me l'ha bocciato il PD, era di... Io avevo fatto, siccome io nelle ASL ci ho lavorato, quindi so come funzionano, avevo fatto che i fondi che adesso in parte gli ispettori che fanno le sanzioni, in parte riprendono una percentuale delle sanzioni, il 7,58. Io avevo fatto che invece di riprenderselo loro, quei fondi fossero stati dati al fondo per disabili e handicap, e lo riproporrò questo emendamento la prossima occasione, sempre con la storia degli emendamenti che uno si inventa. E questa cosa mi è stata bocciata, che è una cosa assolutamente di buon senso e aboliva anche un conflitto di interesse, perché ovvio se io faccio una sanzione e ci prendo una percentuale, c'ho anche più l'incentivo a farla, no? E quindi queste sono tutte cose da rivedere, e soprattutto bisogna tagliare le famose consulenze, quelle che sfuggono, quelle che lo stipendio ufficiale è 40.000 euro all'anno, ma per una serie di sistemi premianti qualcosa che fugge ma arriva a 100.000 eccetera e non si capisce perché. Quindi quello è dove bisogna incidere di più. Quindi tutelare la salute e garantirla anche quando non c'è più. No, scusate, io volevo tornare un po' al tema della centrale, no? Non ho ben capito la situazione a oggi com'è, cioè se ci sono stati insomma tutti questi ricorsi, a che punto sono, proprio a livello legale. Mi posso aggiungere, avevo fatto una domanda. Allora, io faccio una nota, prima c'era il sindaco di Porto San Giorgio, che è l'unico, uno dei pochi delle zone che non si sono espressi rispetto alla centrale. Mi fa piacere che c'era, e domani gli chiediamo che ne pensa di questa assemblea, così vediamo
vediamo se si esprime sulla centrale. No, io volevo chiedere, hanno preso soldi per dismettere la Saddam, prenderanno soldi comunque vada per la centrale, adesso attualmente fortunatamente questi soldi non li stanno prendendo, hanno preso soldi in passato, forse prenderanno soldi in futuro, attualmente forse non li prendono. Allora, visto che ci sono tutte queste persone che gli mettono i bastoni tra le ruote a queste persone, o tentano di farlo, perché una multinazionale non si butta veramente su un impianto come Vede Lago? Perché punta ancora allo scontro duro? Perché punta allo scontro duro e non trova una soluzione che economicamente, ecologicamente e politicamente anche a questo punto non avrà più dei nemici come noi, ma a quel punto ci farà amici, quindi i bastoni tra le ruote non li mettiamo più. Perché non succede questo, se secondo voi? Vabbè, lo Stato è, dopo la prima determina di via negativa che bloccava tutto l'anno scorso, un anno fa, loro hanno fatto ricorso al TAR. Il TAR ha accettato il ricorso con la sospensiva dicendo fate il riesame, perciò c'è stata una nuova via veloce. Questa via si è conclusa negativamente, loro hanno fatto un altro ricorso al TAR contro questa seconda sospensiva e seconda determina. C'è stata una seconda sospensiva che ha detto va bene, noi vi accogliamo il ricorso, perciò la via che ha fatto la provincia non l'annulliamo, la sospendiamo. Cioè, nemmeno sospendiamo, un po' strano la seconda sentenza del TAR. TAR dice, siccome la provincia ha fatto la via è negativa per due volte negativa, vi darà un grave danno, allora noi diciamo, voi andate comunque avanti in regione, perché la regione è quella che ha il procedimento in mano, andate comunque avanti in regione, la regione valuterà nel merito tutto quanto, la via della provincia, per adesso fate finta che non ci sia, valuteremo nel merito non si sa quando. Praticamente era un modo per rimandare tutto in regione, per prendere tempo, magari perché sapevamo già del commissariamento, sicuramente, e prendendo tempo non si esprimevano nel merito, la regione non diceva nulla, il TAR non diceva nulla, i commissari arrivavano e toglievano le castagne al fuoco. Ora, qual è la situazione? La situazione è che questa seconda determina, che questa seconda, scusate, sentenza del TAR, che è scandalosa, secondo me è scandalosa, oltre che illegale, è stata presa in mano dalla provincia di Fermo, dal comune di Fermo di Rotazzolina, e sono ricorsi al Consiglio di Stato. Oggi il Consiglio di Stato si è riunito per, ci risulta che era oggi l'udienza, perciò entro qualche giorno sapremo se il Consiglio di Stato dice TAR hai detto una grossa cavolata, perciò il tuo giudizio è nullo, perciò rimane a quel punto la determina di via negativa della provincia e la ditta rimane ferma, non può fare nulla, oppure il Consiglio. In via definitiva, da questo per la sospensiva parliamo, e poi si andrà nel merito. Questa è la sospensiva, però se già nella sospensiva il Consiglio di Stato bloccasse questa sentenza del TAR, già avremmo, non dico vinto, però insomma staremo un pochino più tranquilli. Poi ovviamente bisognerà andare nel merito. Il problema del merito è che il merito ci vogliono anni per andare nel merito, e questi nel frattempo ti infilano tra i vari provvedimenti, tra le varie leggi, questi giochetti qui, non ci vai mai nel merito, perché se erano stati commissariati, il TAR non si sarebbe mai espresso nel merito, perché il commissario avrebbe trovato la maniera per velocizzare, per rifare una via da capo, per rifarla più velocemente, per rifarla in un certo modo, non si sa bene come, perché sinceramente non capisco nemmeno io come possa un commissario poi bypassare le leggi. Bisogna vedere quali poteri vengono dati a questi commissari poi. È un po' difficile da capire quello che succederà. Ad oggi stiamo aspettando la sentenza del Consiglio di Stato, sempre non sul merito ma sulle sospensive. Poi vediamo, noi dobbiamo vivere un pochino la giornata e fare un passo alla volta. Se vinceremo, se il Consiglio di Stato si esprimerà a favore nostro, beh, insomma, è una bella soddisfazione. Volevo provare a rispondere alla tua domanda, posso dare solo una mia opinione, non è una risposta. Io non so perché degli imprenditori facciano certe scelte imprenditoriali, appunto, no? Io sinceramente credo molto nell'etica anche dell'imprenditoria, no? Perché tu puoi decidere di fare una centrale, ma puoi decidere anche di investire, per esempio, seriamente sulle energie rinnovabili, portando benessere e sviluppo anche all'intera collettività, oltre che guadagnare bene.
l'esempio che hai citato di Vedelago è uno di questi, in cui c'è un budget, un fatturato di 9 milioni l'anno, quella è una signora azienda che produce posti di lavoro, centinaia di posti di lavoro, un indotto, una filiera, una tutela ambientale. Io penso che ci sia, che sia un po' più facile. Immagino un imprenditore che ogni giorno deve scontrarsi con il mercato. Questo il mercato non gliene può fregare di meno, capisci? Questi qui non c'ha bisogno di fare un prodotto meglio di un altro. Questo arriva al bonifico dal GSE con i 15, gli 8, i 3 milioni l'anno di soldi nostri, gli arriva. È un po' più facile. E sono imprenditori abbastanza abituati. Io sono rimasto nell'esperienza di Jesina, no? Col nostro comitato, io sono rimasto veramente allibito dalla pochezza di alcuni ingegneri con cui ci siamo imbattuti anche in faccia a faccia aspri, no? Ti dico solamente che il comune aveva organizzato una commissione tecnica, quindi tecnica non politica, in cui noi con 15 associazioni ci siamo organizzati con i nostri tecnici, che erano a volte sì qualche ingegnere, ma soprattutto cittadini che avevano studiato, e dopo 9 ore di dibattito tecnico, ci sono i video su YouTube, l'ingegnere della ditta, erano in 8 ingegneri, ha detto: io non ho nulla da replicare. Allora, quando tu non hai nulla da replicare, se dei semplici cittadini, può darsi pure che siamo stati bravi noi, ma io non voglio dire questo. Per me hai proposto proprio una stupidaggine te, una cosa che non sta al mondo te. Allora non sei un tecnico, non sei, sei un venditore. E allora spesso ci siamo trovati davanti a questi equip di presunti tecnici di questi mega gruppi industriali, che abbiamo trovato davanti bravi venditori, gente che era buona di convincere magari il sindaco di turno o l'assessore di turno a acquistare o a far fare questo prodotto, questo impianto sul territorio. Per cui io presumo che ci sia proprio un'assenza forse di etica, vabbè, questo qui ognuno ha la sua, ma anche una pochezza anche di capacità imprenditoriale, di vera voglia di imprenditorialità. Forse è uno stato che a volte scoraggia anche, no? Perché c'è mille problemi se lo vuoi fare seriamente imprenditore, no? Però secondo me c'è proprio un problema, che una strada è in salita, invece l'altra è in discesa. Paghiamo noi, arriva il bonifico, è troppo e l'ultima cosa. Questi qua, del fatto che i cittadini ti creano problemi, non gliene frega niente. Cioè, per loro i cittadini sono uno dei tanti ostacoli da superare. Capito? Certo, sono preoccupati, lo sanno bene, ma sono preoccupati dei cittadini, perché il cittadino dopo parla col sindaco e il sindaco poi gli crea problemi per andare avanti nel progetto. Non perché pensano che il cittadino gli potrebbe creare disagi. E poi una cosa, un appunto, ma bonario a quello che ha detto Serenella, non è che lei dice: vabbè, questi fanno queste cose e poi dopo ci abitano pure loro. Questi non ci stanno nei casi, questi hanno i milioni, questi si comprano il Porsche, fanno gli yacht e vanno a Saint-Tropez, capisci? No, adesso ho capito come muore pure loro, infatti i soldi se li portano della tomba, sono d'accordo. Però abbiamo avanti a volte, non parlo del caso Sana, parlo in generale chiaramente, no? Abbiamo davanti personaggi di questo tipo. Questi film, io ho visto delle conferenze e servizi, cioè vi racconto un aneddoto, non faccio nomi, no? Però mi sono trovato in una conferenza e servizi, cioè che sarebbe, per capirci, quel tavolo che nella regione, nella provincia si fa, no? Durante il quale si valuta il progetto, no? E quel tavolo è presieduto da un responsabile del procedimento che fa capo all'autorità competente, che sarebbe la regione o la provincia, dipende così, e c'è anche la ditta, e poi ci sta i sindaci, ci stanno i cittadini, a volte, no? Sono ammessi così. Ecco, io mi sono trovato con l'imprenditore, cioè la ditta proponente, che era quella che andava a chiedere l'autorizzazione, cioè che trattava il dirigente di turno come il cameriere. Cioè, io vi dico che durante la conferenza di servizi al presidente, al rappresentante della ditta, gli ha squillato il telefono davanti a tutti, cioè davanti c'era il sindaco. Questo fa: sì, sono qui, sì, un attimo, se sono quelle sole situazioni del... ha usato la parolaccia, adesso pezzo tra un'oretta dove è finito, davanti agli enti pubblici che erano quelli deputati ad autorizzare il suo progetto. È stato scioccante. Scioccante. Che non si sono alzate e sono andate via. No, lì era di Matteo, cioè. Non vi è mai capitato mai a voi gli altri di fare una pratica in comune, per capirci? Vi è capitato mai di fare, non so, il tetto? La dia per fare il tetto, l'avete mai fatta? Cioè,
quando andate su a parlare con il dirigente, se sbagliate una virgola sulla domanda, senti, questa qui te la rapporti, non mi frega niente. Cioè, questi qui trattano i funzionari, i nostri che sono pagati da noi, se fossero pagati da loro, no? Ma se potevano, ma li paghiamo, a meno che li paghino loro. Vabbè, ah, ecco, forse potrebbe essere quella la spiegazione, no? Vabbè, ogni battuta ironica è puramente voluta. Quindi capisci qual è la situazione? Quindi questa situazione, in questa situazione qua, questi non sono imprenditori che vanno a rischiare sul mercato. Io penso che sia quello. La sfida è proprio quella, lasciare, secondo me, trovare anche dar spazio anche politicamente agli imprenditori che portano, sì, legittimi guadagni, ma che portano sviluppo sostenibile e interesse, e curino anche gli interessi della collettività. E su questo, ripeto, per me fondamentale il ruolo dei cittadini, che dicevi te, cioè è proprio fondamentale che i cittadini incidano nelle decisioni. Poi uno lo fa col Movimento 5 Stelle, uno lo può fare col Comitato, uno lo può fare anche dentro un partito, se gliela fa in bocca al lupo, secondo me no, però potrebbe essere qualche caso. Io ho un esempio di una persona amica che vicino Brescia, in un paesino piccolo, sta in un partito, quelli che fanno vedere sulla televisione, quelli che noi ci scontriamo, e fa le battaglie che noi facciamo col comitato, lui le fa dentro il suo partitello, dentro la sua sezione del piccolo paese. Poi dal provinciale in su litiga con tutti, però lui ha detto: io ho il partito mio, la battaglia la faccio dentro col partito. Ognuno usa gli strumenti che crede. Io personalmente mi sono trovato bene anche col Movimento 5 Stelle e penso che sia uno strumento formidabile, perché ci dà la libertà di non avere capi bastoni, non avere il segretario provinciale. Qui questa è un'assemblea del movimento, quindi questo dobbiamo ribadire: non avere il segretario provinciale che ti detta la linea, il regionale, non avere questo qui. Questa è una cosa che anche il consiglio comunale, insomma, mi dà una libertà assoluta, no? Che libertà però non vuol dire che puoi fare come te pare, vuol dire doppia responsabilità, vuol dire che tu puoi dire quello che vuoi, quindi ci devi pensare due volte, perché non te lo dice il segretario provinciale quello che devi dire. Quindi anche questo dobbiamo farlo nostro, questo concetto, perché anche dentro il movimento, no, a volte capita anche che la libertà è vista come un Bengodi che può dire tutto. No, il movimento, libertà vuol dire doppia responsabilità, quindi anche questo è importante. Lascio, non so se sono altre domande, ho visto, c'era un signore. C'era lui prima, è vero. Vieni qua. Fa il bravo, non ce ne di tante brutte, eh. Vuoi fare una domanda su quando parlava lei dell'aria, quando è inquinata? Cioè, che anche il fumo di sigarette le inquina, e anche i motori delle macchine, dei motorini. Poi mi chiedo perché loro vendono delle sigarette e quelli che le comprano, perché cioè le comprano, fanno pure morire. Mi hai fatto la domanda, hai dato la risposta già. C'era quel ragazzo lì, poi dopo te. Ma questa è. No, qui dico una cosa, allora, hai ragione, però io, se io vieto il fumo, no? Sicuramente non diminuisco il consumo di sigarette, aumento solo le sigarette di contrabbando, perché gli uomini sono anche un po' birichini certe volte. Invece quello che volevo dire di anche le donne, vabbè, però le donne un po' si salvano. E quello che volevo invece dire a proposito di questo, c'è stata tutta una polemica che abbiamo discusso in Commissione Sanità sulle sigarette elettroniche, perché adesso sembra comunque che il consumo di tabacco sia in calo, mentre c'è stata questa moda, questo exploit dappertutto della famosa sigaretta elettronica, quella che uno non si può fumare anche all'interno del, a parte la Lorenzin, caro mio, ha fatto i fumatori, vita dura per i fumatori, perché prima c'era il Consirchia, no, che aveva fatto il divieto di fumo negli ambienti confinati, chiusi, pubblici, e adesso invece la Lorenzin, divieto di fumare in macchina se ci sono bambini, divieto di fumare anche fuori le scuole, al che diminuiremo i fumatori ma aumenteremo gli omicidi, secondo me, perché qualcuno, quindi è molto difficile dire di no a tutto. Sulla sigaretta elettronica, il fatto che di fatto c'è una percentuale di nicotina minore, qualcuno non ce l'ha per niente, c'è molta variabilità
tra sigaretta e sigaretta. I principi attivi tipo il glicoletilenico, che cioè contenuto sembra che non siano tossici, però c'è anche un altro fatto. Io, al di là della sostanza, lo stimolo irritativo semplicemente di un vapore che respiro a lungo andare mi può dare degli effetti anche lì. Noi sulle sigarette elettroniche alla fine gli effetti a lungo termine non li conosciamo, perché è un po' poco tempo, un po' quello che si diceva per i telefonini tempo fa, no? Dice, il telefonino fa male o non fa male? A parte il fatto che nessuno di noi rinuncerebbe oggi al telefonino, famosa percezione del rischio. E poi cominciamo forse a averli adesso dei dati, perché essendo una cosa nuova, essendo cose a lungo termine, io devo avere almeno 10, 20, 30 anni per monitorare l'effetto sulla salute. Queste sigarette diffuse dappertutto, quelle elettroniche, invece si era detto chi le vende, le farmacie, solo il tabaccaio, per mettere delle accise anche lì. Allora anche lì decidete se il fumo fa male e la sigaretta elettronica riduce il fumo fa male, quindi aumenta le malattie, quindi i costi sanitari e quant'altro, la sigaretta elettronica non la dovrei in teoria tassare, però tra un po' noi tasseremo, avremo tassate anche l'aria che respiriamo, perché non sanno più dove far cassa, e quindi anche la sigaretta elettronica è stata bersagliata da questo punto di vista. Però meglio non fumare e prevenire. Bravo comunque. Ciao, grazie. Io volevo chiedere che senso ha preparare delle persone, farle specializzare all'università. E in questo penso ai farmacisti in particolare, ma potrei andare anche su altre categorie, per poi fargli fare i commessi. Allora, qui c'è tutto un discorso importante. Io quello che dico, appunto, di riqualificazione della laurea. Qui poi c'è anche chi può parlare in... Allora, diciamo che anzitutto il farmacista non è un commesso. Nel senso che io devo, adesso le farò elettroniche, però io ho una percentuale di errore altissima, no? Se io ci mettessi il commesso, la persona non preparata, qualsiasi, gli errori aumenterebbero tantissimo, c'è tutta una casistica, penso. E poi comunque va riqualificata quella figura, perché deve essere il farmacista come un pochino quello di una volta, che mi fa anche il galenico, Adesso è un discorso che tutti i discorsi importanti, lunghi, che si intersecano. Io sto pensando per esempio al discorso della riduzione dei rifiuti. La riduzione dei rifiuti vuol dire contribuire anche nell'imballo, eccetera. Pensate come sarebbe bello che io vado lì e il farmacista, che alcune cose me le crea direttamente, no? Magari me le mette nella confezione che io uso nel giro di una settimana a breve termine, che è il tempo in genere medio delle malattie non croniche, quelle che prendo sempre. Comprare semplicemente, esatto. Però sai, oggi se io faccio delle confezioni da uno o da due, il pacchetto costa talmente di più, per cui alla fine non c'è. Però bisogna che io entro in quest'ottica, no? Di ridurre il rifiuto, di cominciare proprio dall'industrializzazione del prodotto. Premesso che mi si spieghi perché una scatola di aspirina in Italia costa 5,80 euro e in Germania costa 2,90 euro. La stessa scatola, eh? Allora, mettiamo anche... Esperienze per averle comprate, eh? Sì. Cos'è che fa il valore aggiunto? Perché dalla casa farmaceutica i nostri farmaci addirittura ce li comprano da fuori, per cui siamo concorrenziali da questo punto di vista. E quindi probabilmente c'è quel discorso, perché in Italia il costo del lavoro, c'è un cuneo fiscale tanto, per cui alla fine il margine dove va? Cioè io su un dipendente... O perché il medico che consuma tanto di quella merce, di quella casa farmaceutica, a fine anno c'è un viaggio premio. Magari in Germania non ce l'ha. Ah, in Germania si prescrive il principio attivo. Parte quello, però non si prescrive il prodotto commerciale. Il farmaco da banco, l'aspirina della Bayer, in Germania costa 2,80 euro, in Italia costa 5,90 euro. Moment a Londra 60 centesimi.
però voglio dire, cioè, voglio dire che qua ci stiamo. Allora, dopo lì c'è il famoso, c'è lo Stato che interviene, no? La tassazione, il meccanismo. Quanto, io vorrei sapere quanto guadagna in più o meno un farmacista. A me basta sapere che un operaio in Italia se le prende 1200 euro, in Germania prende 2000 euro e compra l'aspirina. In Germania non è proprio così, perché dipende dal livello, quando arriva, quando così c'è di... No, queste cose qui ho visto... Sì, è più un mito che una realtà questa cosa qui, nel senso che sembra che poi non sia poi così vero dappertutto, o perlomeno ho visto che c'erano dei dati che non tornavano, bisognerà ripensarci, però sicuramente ci abbiamo... Ci cacciano, quindi dobbiamo andare via. Però sicuramente ci sono dei costi indiretti, un po' come la benzina, perché se la vado a far fuori mi costa di meno, no? C'è chi ci faceva i chilometri addirittura per farlo, perché c'è quel famoso tassa, quelle famose tassazioni che alla fine sul prodotto finale incidono, o i trasporti o i passaggi. Anche questo. Ho capito, ma se stiamo su dobbiamo stare per evitare che ci sia. Certo, noi abbiamo una normativa europea che ci prendiamo sempre non il meglio ma sempre il peggio. Abbiamo preso, lo so. Facciamo un confronto con un paese europeo, noi stiamo facendo. Sì, sì, no. Però noi siamo in Europa, no? Prendiamo i modelli. Cioè l'Europa non è che le fa tutte giuste, noi quelle sbagliate le prendiamo tutte, e invece i modelli, quelli utili che ci potrebbero far migliorare le cose, siamo più restii a prenderli, per cui magari abbiamo le famose sanzioni, no? Su tante cose che dicono e continuiamo a prenderle per anni, poi qualcosa che potrebbe essere giusto, che magari ci abbiamo ragione noi, ci dicono no, questa cosa non la possiamo fare perché se no entriamo in sanzione, come se spendere di più da una parte o dall'altra facesse la differenza e non contasse invece l'insieme. Sono tutte cose da valutare, però sicuramente col costo del farmaco. Diciamo anche che in teoria avevamo messo anche il famoso ticket, che poi è stato giudicato incostituzionale, fa sì che poi dopo ci dovrebbe essere un rientro, e quindi io devo attappare quello che pensa, cioè lo Stato, quello che pensava di prendere con il ticket, che non ci può prendere, tra virgolette, dovrà poi prenderlo anche altrove. Quindi è sempre un discorso di costi. Fondamentalmente la vita è un problema di sprechi. È un problema di sprechi, questo è scontato. Ma perché ad esempio negli ospedali costa molto di più, viene a costare delle volte, perché uno dovrebbe andare dietro, tanti per esempio perché probabilmente se li fregano, se li portano a casa, che gli italiani sono fatti anche così, per dire, c'è la riserva farmaceutica lì e ne comprano molti di più del necessario, e quindi ci dove vanno quelli che in teoria non sono stati... succede anche di questo. Ci abbiamo delle cattive abitudini, diciamo che ci lamentiamo dei politici, ci lamentiamo quelli, e spesso siamo noi i primi a non cambiare, perché ci abbiamo avuto anni e anni di cultura a pensarla così. I vecchi politici che ci rappresentavano sanno come siamo fatti. Dobbiamo andare via, mi dicono. Io vi saluto e spero di vedervi quanto prima. Allora, chiudo velocemente, vi ringrazio per aver partecipato nonostante il tempo, e ha detto una cosa, ho sentito spunti molto importanti che mi confermano la bontà della scelta del luogo, visto che le centraline le mettono addirittura a Civitanova, quindi figuriamoci a San Giorgio come potrà essere l'aria dopo le biomasse. Abbiamo scelto questa serata nonostante il tempo proprio perché oggi c'era la sentenza del Consiglio di Stato, lo sapevamo e volevamo la coincidenza con questa sentenza. E che dire, questo è solo il primo appuntamento di una serie di appuntamenti che abbiamo previsto, di cui i prossimi riguarderanno il tentativo di cambiare l'articolo 138 della nostra Costituzione, faremo in modo che questo non avvenga. E poi un altro tema strettamente riguardante il nostro comune, sul Viale Cavallotti, sull'intervento che ci sarà qui a Viale Cavallotti insieme al Comitato Cittadini Residenti di Viale Cavallotti. Grazie ancora e buonanotte.
e pressate il sindaco ad esporsi su questa questione dei biomasse, che noi ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Però oggi ho imparato un sacco di cose,